Vado io? Vado io. Beh, andiamo tutte e due. Ok. Salve. Buongiorno. Vi ho portato la posta. Il postino deve averla messa per sbaglio nella mia cassetta. Ah, grazie, signor Furley. È stato molto gentile. E questo chi è? Oh, chiedono contributi per salvare le testuggini. È arrivata una lettera anche a me, ma l'ho cestinata. No, non doveva. Le testuggini sono una specie in via di estinzione. È vero, stanno scomparendo. Se non le salviamo noi, chi le salva? Oh, dovrei salvare le testuggini. Che cosa ridicola. Dovreste fare come faccio io, collezionare francobolli. C'è il vantaggio che occupano meno spazio, non consumano e non bagnano la moquette. Io ho tante ribattute del genere. Comode, comode. Se continua a spararne delle altre, sarà anche lui una specie in via d'estinzione. Rispondo io. Pronto? No, Jack è fuori. Chi parla, per favore? Lee Tripper? Lee Tripper? Chi è Lee Tripper? Non lo so. Chi è lei, scusi? Ehi, è il fratello di Jack. Ciao! No, io sono Chrissy. Lei è Janet. Ah, oh, Jack, ti dispiacerà di non aver ricevuto la tua telefonata. Sul serio? Non abbiamo impegni. Saremo a casa, ti aspettiamo. Ah, non vedo l'ora di gustarmi le reazioni di Jack quando verrà a saperlo. D'accordo, a presto. Janet, indovina un po'. È arrivato il fratello di Jack e sta venendo a trovarci. Chi te l'ha detto? Sono una veggente. Non vale. Ah, buongiorno ragazzi. Ciao. Oggi ciao. È una giornata meravigliosa. Il sole splende, gli uccellini cantano, si schiudono i fiori. E il tuo simpatico fratello lì sta venendo a trovarci. E tutto va in malora miseramente. Ha detto che sarà qui tra poche ore. Oh, accidenti. Che ti prende? Non vuoi vedere tuo fratello? Sentite, gli voglio bene. Penso che sia una persona meravigliosa. Solo che quando c'è lui sto a disagio. Sì, non lo sopporto. Non sei molto chiaro, eh? Vedi, si tratta... Ecco, aspetta, ti faccio vedere una cosa. Che strano. Se mio fratello venisse a trovarmi, sarei felice da impazzire. Tu non hai fratelli, Chrissy. Per questo sarei felice. Ne ho sempre desiderato uno. Ecco, volete vedere com'è lì? Certo. Ho delle vecchie foto. Avvicinati, Chrissy. Ah, volentieri. Vado. Piano, Chrissy. Dai, smettila di spingere. Allora, vedete? Guarda, guarda. Jack, lo sai che eri veramente un bel bambino? Non sono io, è lì. Senti, chi è questa graziosa bambina seduta vicino a lui? Quella graziosa bambina sono io, allora avevo i riccioli lunghi. Che carino. È molto più alto di te. È anche seduto su un cuscino. Non sapevo che avessi un fratello più grande, non ce ne hai mai parlato? Non vi ho mai parlato nemmeno della mia nonna materna, eppure ce l'ho. E anche lei è più grande di me, tra l'altro. Aspetta. Ehi, ma tuo fratello è un atleta. Guarda, eccolo mentre vince i 110 ostacoli. E qui gli danno un trofeo per aver conquistato il primo posto in una gara di ginnastica. Sì, certo, artistica. Vinceva sempre, ma ricordati che arrivare primi non è tutto nella vita. Infatti, si arriva anche secondi, come stai facendo grazie, qui in questa Chrissy, foto. Grazie. E non è solo un atleta fortissimo, è anche intelligente. Guarda qui, Lee Tripper, primo della classe. Che bravo, se tuo fratello è così simpatico, intelligente e insuperabile negli sport, cos'ha che non va? Niente, lui non ha niente che non va. Infatti è proprio per questo che non va. Chiaro? Una frase che solo tu potevi dire. cioè... Non immaginate com'è stato difficile crescere insieme a un fratello che riusciva in ogni cosa. E il risultato è che quando c'è lui non riesco ad essere naturale. Insomma, faccio perfino fatica. Cioè, voglio dire, ecco, vedete, non riesco nemmeno a parlare. Oh, Jack, andiamo, rilassati. In fin dei conti per noi tu sei il migliore. Certo. No, no, vi ringrazio ragazze, ma non c'è confronto. Guardiamo i fatti, mio fratello ha un ottimo lavoro, guadagna bene, viaggia spesso, se ne sta sempre in giro. E io chi sono invece? Uno studente qualunque chiuso in una scuola di cucina. Non dire idiozie.
Non sei uno studente qualunque, sei un ragazzo intelligente. No. È vero, ha ragione. E poi sei anche un bravo cuoco. Non è un bravo cuoco, Janet. È un cuoco eccezionale. No, non è solo eccezionale. Il nostro Jack è il migliore di tutti. Davvero? È la verità. È la verità, sì, è la verità. Cucino meglio io, sono più bravo io, è vero. Lì al mio confronto è soltanto un pivello, anzi, non vedo l'ora che arrivi. Oh, e ora dove vai? Vado di là a cucinare una cosetta che manderà lì in un grodo di bugiole. Vedrete, si beccherà i laffi, cioè, si beccherà i laffi, cioè, i laffi si beccherà. Sarà fantastica. Viva, ce l'abbiamo fatta, siamo state brave. Speriamo bene. Ok, e con questa sto a 39. Io vado per una. Ragazze, questa volta ho superato me stesso, sarà un trionfo. Dietro quella porta c'è la migliore torta al formaggio della storia della cucina. Un altro minuto nel forno e sarà cotta al bacio, alla perfezione. Assaggiamola allora, ho una fame che non ci vedo. Mi dispiace, nessuno può toccarla prima che lui arrivi. Oh, Jack, ti prego. Ok, ok, silenzio, avrai la tua razione di formaggio. Evviva. Assaggia questo provolone piccante. Oh, sei insolito maniaco. Vado io. Oh no, deve essere lui. Guardatemi, sto già tremando, vedete? Sì, ma è solo tuo fratello. Appunto. Ciao. Ciao. Sono Lee Tripper, scommetto che sei Janet. E l'hai vinta? La scommessa? Cioè, sì, esatto, hai indovinato, sono Janet. La descrizione di Jack non ti ha reso giustizia. Ah no? Ma una bella ragazza come te deve essere abituata ai complimenti. Altro che. Altro che. Ma non ti impressionare, continua pure. Janet, hai intenzione di farlo restare sulla porta tutto il giorno? Cosa hai detto? Oh, già è vero, che sbadata, scusa. Non volevo essere scortese. Vieni, siediti. Ciao, Lee, benvenuto nella nostra famiglia. Come? Sì, voglio dire, tu e Jack siete già fratelli. Siccome io e Janet siamo come sorelle, Jack è più un fratello che un amico, in un certo senso è come se fossimo parenti. Tu devi essere Chris, vero? Già. Sei più affascinante di come ti ha descritto Jack. No, no, affascinante è ancora troppo poco. Se almeno fossi un poeta, inventerei qualcosa. Ma mi mancano le parole. Neanch'io so cosa dire. Di come va? Come va? Ehi là, guarda chi c'è. Jackie! Ciao Lee, come stai? In gran forma, sono contento di rivederti. Anch'io sono contento. Quando te ne vai? Resto in città almeno un paio di giorni. Senti, sì. Lee, forse è meglio sederci. Grazie, Janet. Figurati. Devo riconoscere che è carino qui. Già. Coraggio, siedi anche tu, Chrissy. Bene. Sei venuto qui per affari? No, non esattamente. La mia società mi ha organizzato una cena. Ah, perché? Non ci sono ristoranti nella città dove lavori. Sì, ma vedi, la mia società ha organizzato un grande banchetto per l'uomo dell'anno. Sai, ho vinto un'altra volta. Ah, sì? Non sono già 2 anni di fila che vinci? 3. E speravo che tu potessi aiutarmi. Cerco una ragazza per la cena di stasera. Ma chi io? Forse potresti vincere anche quella. No, no, figuriamoci. E così ho pensato che forse conoscevi una ragazza a cui piaccia ballare, bere champagne, mangiare caviale, eccetera. No, non conosco nessuna del genere. Forse a loro due piacerebbe venire. A me piacerebbe, volentieri. Oh, niente da fare. Ho già degli impegni stasera. Beh, stavolta non hai avuto fortuna. Forse Chrissy è lì. Certo. Bene, allora andiamo io e te. No, scusa, Chrissy. Non puoi andare con lui stasera. Perché non posso? Ecco, perché, insomma, perché... Ma come, non ti ricordi? Ho preparato una cenetta speciale. Oh mio Dio, ho dimenticato la torta. Beh, sarà meglio che vada. Devo ancora presentarmi al mio albergo. Ok. E sì, vengo a prenderti alle 8. Sarò pronta. A proposito, abito da sera. Oh, sì, certo, anzi, ti chiamerò Mr. Tripper e tu mi chiamerai Mrs. Snow. Oh, ci vediamo alle 8, allora. Devo andare a vestirmi. Vieni, ti accompagno alla porta. Grazie. Oh, che è successo? Niente, si è fossilizzato. Oh. Che cos'era? Una torta. Qualcosa mi dice che non ne vorrai neanche un po'. Infatti non disegno più a carboncino. Grazie del consiglio. Comunque sono stato felice di rivederti. Sai, non sei affatto cambiato. Neanche tu sei per questo. Ah, aiuto!
stai facendo? Niente di particolare. Uscivo a prendere un po' d'aria fresca. Oh, davvero? Certo. Che strano, pensavo che stessi aspettando Chris. Oh, andiamo, Janet, non essere ridicola. L'aspetti o no? Sì. Jack, sai cosa penso? Ho l'impressione che tu sia geloso di tuo fratello. Ma che dici? Io geloso? Dai, smettila, sono semplicemente preoccupato per un'amica. Allora non c'è niente di preoccupante, perché la tua amica sta solo facendo un favore a tuo fratello. Sta tranquillo, non gliene importa niente di lui. La senti? Sta arrivando, probabilmente non vedeva l'ora di tornare a casa. Ci credo poco. Vedrai. Beh, com'è andata, Chrissy? Ti sei divertita? Chissà. Ok, puoi anche non rispondere. Scusatemi, Chrissy. Ciao. Volete entrare o dormite fuori? Entriamo. Ok. Chrissy è una ballerina davvero meravigliosa. Sì, non avevo una compagna come lei da quando ho vinto il primo premio nella gara di ballo classico e moderno. Lo so. Una serata come questa non la dimenticherò mai. Chrissy, lo dici perché immagino che ti sarai annoiata. Ma che c'è da ridere? Niente, non mi ricordo più niente. Sì, è come se avessi sognato ad occhi aperti. Chrissy, ma qualcosa la dovrei pure ricordare. Ah, sì, aspetta, mi ricordo che c'era dell'acqua, tanta acqua, e che tutto girava, girava. Avete cenato in una lavanderia? Ma no, è che c'è una fontana davanti all'Ocean Plaza Hotel. Ascolta, Chrissy, hai bevuto? Di la verità. No. Beh, solo 3 champagne cocktail. Solo 3, eh? Vieni, ubriacona, andiamo in cucina. Hai bisogno di una bella tazza di caffè. So benissimo, 5 champagne cocktail e subito credono no, che... No, no, aspetta un momento, 5. Sì, esatto. Prima hai detto di averne bevuti solo 3. Ah, sì? 3 senza e 5 con l'oliva. Ah! Su, vieni. Allora, lì. Cos'era quella scena sulla porta? Ma niente, era un semplice bacio della buonanotte. Sì, sì, certo. Dimmi la verità. È successo qualcosa di particolare tra voi due stasera? Che dici? Non capisco. Sì che capisci. Senti, io capisco, ecco, solo che hai visto non che è hai vero. Capito? Per chi mi prendi? Non ci proverei mai la prima volta che esco con una ragazza. Oh, grazie al cielo. Certo, domani uscirò di nuovo con Chrissy. Aspetta un momento, così sarà la seconda volta. Jack, sei sempre stato bravo in matematica. A domani. Eccolo qui, il primo della classe. Il primo posto nei 110 ostacoli. È un continuo. Primo in questo, primo in quello, primo in tutte le cose. È perfino nato per primo. Buone notizie, Jack. Sono venuto a riparare quel lavandino, meglio tardi che mai. Ecco, così adesso siamo a posto. Che ti prende stamattina? Non mi sembri il solito farfallone eccitato dalle sue conquiste. Che è successo? Ti è andata male? Insomma, cos'hai? Ti vedo col morale a terra. Sottoterra. C'è qualcosa che posso fare per risollevarti un po'? No, grazie, signor Furley. Si tratta di mio fratello. Mi dà i nervi. Oh, ti capisco in pieno, figliolo. È venuto a trovarmi e solo ad averlo vicino mi sento incapace di fare qualsiasi cosa. No, in questo caso posso capirti benissimo. Lo sai che io e te abbiamo molto in comune? Da ragazzo mi sentivo una vera nullità. Qualsiasi cosa facessi ero inferiore a mio fratello Bart. Ah sì? Perché? Perché me lo dicevano i miei genitori. Oh, che cosa terribile. Oh, loro cercavano di essere gentili. Mi ricordo sempre quando ci portavano a giocare sulla spiaggia. Beh, doveva essere divertente. Lo odiavo. Bart mi seppelliva sempre nella sabbia. Beh, signor Furley, lo fanno tutti i bambini. È un gioco innocente. A testa in giù? Aspetta, vuoi sentire la cosa peggiore? Quando mio fratello, ormai cresciuto, non aveva più i denti da latte, ogni tanto veniva a rubare i miei per farsi portare i soldi dal topolino. Oh, santo cielo, vuol dire che toglieva i denti da sotto il suo cuscino mentre lei dormiva? No, dalla mia bocca mentre ero sveglio! Non era un criminale? A questo punto credo che la mia infanzia con Lee non sia stata disastrosa. Grazie, signor Furley, mi sento meglio. Dove va? Non doveva riparare il lavandino? Più tardi, adesso non ce la faccio. Dopo aver parlato di mio fratello, sono così depresso che devo stendermi. Guarda chi ho incontrato qui sotto. Salve, signor Furley. Conosce il fratello di Jack? Attento, guai a lei se gli tocca i denti.
Che gli succede? Niente, è allergico ai fratelli, tutto qui. Beh, io voglio bene al mio invece. E oggi abbiamo un tempo meraviglioso. Ma se è stato coperto tutta la mattina. Lo so, ma splende sempre il sole quando sono con Chrissy. A proposito, sei impegnata stasera? Sì, stasera viene a cena con me. Davvero? Certo, Chrissy, non ti ricordi? Abbiamo prenotato da Chez Robert, solo noi due. Possibile che l'hai dimenticato? Mi dispiace, questa non ci voleva. È la mia ultima sera in città e avrei avuto che piacere... Che vuoi farci? Non puoi ...di portarti sempre. A cena fuori, certe Jack. Volte sei proprio me. Vuoi invitare me, davvero? Beh, dopo tutto siamo fratelli e non ci facciamo quattro chiacchiere da molto tempo. È vero, sentite, andate voi due. No, io neanche per casa, sogno, d'accordo? Chrissy, devi venire con noi, vero Jack? Certo, no. Non vuoi che Chrissy venga con noi? Non voglio venire con te. Allora andiamo solo io e Chrissy. Andate. Ok. No, aspetta. Vuoi venire anche sì, tu? Sì, no, sì. Va bene, vengo okay. qui alle sette. Ciao. Ciao. Cioè, cosa... No, un momento, aspetta, aspetta. Oh, no. Visto? Me l'ha fatta un'altra volta. Ciao, Lee. Ciao, Janet. Come va, Jack? Non ho voglia di parlarne. Io non capisco. Ce l'ha ancora con suo fratello. Ehi, che è successo? Non so quali tecniche stregonesche abbia usato, ma è riuscito a invitarsi stasera a cena insieme a Chrissy e a me. Ah, ma davvero? Beh, non vorrei essere nei panni di tuo fratello. Cosa? Su, andiamo, Jack. Qual è l'unico posto in cui nessuno può competere con te? La camera da letto? Dai, ritenta. Dove vai stasera? In un ristorante? È vero, in un ristorante francese. Oh, lo vedi che ci stai arrivando? È quella la tua specialità, cucina francese. In questo non può competere con te. Grazie, Janet, adesso comincio a capire. Evviva! Mi raccomando, però, cerca di essere sportivo con lui, ok? Voglio dire, non metterlo troppo in imbarazzo. Sì, d'accordo, ci proverò, te lo giuro. Bravo. Santo cielo, hai scelto un posto molto elegante. Oh, lo credo. Chez Robert è uno dei migliori ristoranti della città. Qui mi conoscono bene. Bonsoir, monsieur. Ah, mio caro Robert, come va stasera? Veramente mi chiamo Maurice. Già, è vero, Maurice, certo. Beh, quando vede Robert lo saluti da parte mia. Ecco, per adesso vorremmo un tavolo per trois, preferibilmente in un angolo tranquillo, per favore. I signori hanno una prenotazione? Adesso, cioè, veramente no. Allora temo di non poterle essere utile, mi dispiace. Siamo completamente prenotati certo, per tutta la sera. Beh, se è così, scusatemi, noi... Scusatemi, allora c'è o non c'è questo tavolo? Oh, perdonatemi, si è trattato di uno spiacevole equivoco, signori. Ma è naturale che ci sia un tavolo, ci mancherebbe altro. Molte grazie. Lo sapevo, hai visto? Si è trattato di un equivoco, ora è tutto sistemato. Allora un tavolo per tre in un posto tranquillo, ha detto. No, l'ho detto prima io, non l'ha detto lui, l'ho detto io. Sono stato il primo, per prego, essere precisi. Da questa parte, madame. Accomodati. Madame. Grazie. Dopo di te, prima di lei, no, senza di me. Grazie. E questo a lei. Grazie, Maurice. Scusate, non riesco a leggere. Niente paura, Chrissy, è scritto in francese, lei permette? Dunque, attenzione. Cominceremo con le fleur de mer fumée, dopodiché consommé germini au crouton d'or. Potrebbe essere interessante. Ah! Vedo che avete le boudin blanc o cinq velouté. Oui, monsieur. Meraviglioso, Jack. Oui, monsieur, permettez-moi de me féliciter pour votre choix excellent. Vous désirez quelque chose d'autre avant le premier plat? Mi scusi, parlo solo il francese di cucina, mi dispiace. In questo caso permettimi, Jack. Mon frère dit qu'il ne sait parler chez des nourritures, mais c'est sûrement sa façon bien à lui de plaisanter bien qu'il soit vrai que nous, Américains, ne sommes pas doués pour les langues étrangères. C'est très bien dit, magnifique. Oh, scusi, anche noi prendiamo quello che prende lui. Bien, monsieur. Una cena squisita, grazie. Per me è stato un piacere. Fortuna che c'ero io a ordinare per tutti. Beh, io ho scelto il ristorante, certo, no? È vero, e ci hai quasi procurato il tavolo.
I signori gradiscono un dessert? No, non per me, ho problemi di linea. Grazie, io prendo le gâteau chocolat, se vuoi. Ah, magnifique! Vedo che avete la tarte de pomme alla Normande. Fantastico, è una cosa difficilissima da preparare. Vedi, innanzitutto bisogna schiacciare la pasta allontanandola da te. È questo il segreto, perché se la impasti verso di te viene fuori un pasticcio. Oh, pardonnez-moi, monsieur. Oh, je suis mortifié. Je m'excuse profondément, monsieur. Hai ragione, Jack. È venuto fuori un pasticcio. Scusa. No, non importa, non importa. Sta tranquillo, rilassati, torno subito. Non c'è rimedio, Chris, è tutto inutile. Quando c'è lui intorno non riesco più a fare niente. Come voleva si dimostrare? Lo vedi? Sono un disastro. Credevo che almeno qui sarei riuscito a batterlo e invece... No, non avvilirti, Jack. Non sei un disastro. Eppure dovresti accorgerti che fra di voi non c'è confronto. Grazie, ma non sei obiettivo. No, qui non si tratta di essere obiettivi, è la verità. Voglio dire che preferisco passare una serata con te che con tuo fratello. Ah, certo. È vero. Aspetta, se tuo fratello fosse un dolce, sicuramente sarebbe tutto glassa. Ma tu sei tutto torta e con molti strati. Come? Scusa, in altre parole sarebbe? Tu sei vero. Invece lui no. Ah... Ti ringrazio, ma lui è un vincitore nato. Ti ricordi quel giocatore di Pittsburgh? Aspetta, Willy Star Trek, no? Willy Star Wars, come si chiama? Stargell. Beh, chiunque sia. Quando finalmente riesce a mettere a segno il touchdown finale, viene giù tutto lo stadio, la gente impazzisce. Beh, credo che sia giustificabile. La verità è che amano Willy perché sanno che lui lo fa per la squadra, per tutti loro, insomma. Mentre tuo fratello lo farebbe esclusivamente per se stesso. Per dire, ecco, guardate come sono bravo. Mi dispiace per lui da questo punto di vista. Ti dispiace per mio fratello, davvero? Certo. È così prevedibile. Chrissy, non è aspetta, per contraddirti, ti do subito una dimostrazione. Quando torna dirà, non ti preoccupare per il vestito, ne ho un altro uguale a casa. Oh, Lee, mi dispiace per quello che... Ah, non ti preoccupare per il vestito, ne ho un altro uguale a casa. E cosa c'è da ridere? Niente, niente, soltanto che tutto ad un tratto mi sento molto soddisfatto del mio modo di vivere. Certo, mi dispiace per aver rovesciato lascia la torta, stare, ma... Lascia stare, non riesco a immaginare come fai a vivere così, Jack. Conosco un'altra cosa in cui non sei primo. E cioè? Non sai fare un touchdown in una partita di baseball. No! Jack, sei un disastro. Ferma dove sei, Janet. Eh? Restano 5 secondi di gioco. Tripper prende il via, fa una finta a sinistra, si dirige invece verso destra, corre lungo la riga ed ecco, segna 2 punti! Vittoria! Vittoria! A quanto pare hai riacquistato il buon umore, certo, eh? Quando mio fratello se n'è andato sulle ali di un aereo mi sono tolto un gran peso dalle spalle e sono un altro. Ah, sì? Non l'hai visto? Quando c'è lui sono impacciato, combino solo disastri, ma adesso che non c'è posso fare tutto quello che voglio, finalmente. Vieni qua. Tranne questo. Andiamo, Jack. Torniamo al lavoro, ok? Porta fuori la spazzatura. Bene. Io pulisco il bagno. Vado io. Ciao. Ciao. Jack. Sì? È tornato tuo fratello. È tornato. Che diavolo ci fai qui? Purtroppo ho perso l'aereo. Santo cielo, non riesci a fare niente di buono? Vieni che ti aiuto. Ti sei fatto male, come ti senti? Coraggio.